Buongiorno amici di Corriere Alto Milanese, siamo qui con il vincitore della quinta edizione della Stramagenta, che è Davide Nicolli dell'Atletica 100 Torri Pavia. Nazionalità, cittadino albanese sei o italiano? Sono cittadino albanese. Cittadino albanese, però adesso vivi adesso in Italia. Sì, è dal 2010 che sono abito in Italia. Com'è andata questa corsa? Questa corsa qua è una gara tattica. I primi 5 km eravamo tutti lì in gruppo, e due giri, il tempo bello, la giornata bellissima, quindi abbiamo fatto il primo giro tutti in gruppo, poi il secondo giro ho cercato l'ultimo chilometro, ho cercato di chiuderlo forte come mi aveva detto il mio allenatore, quindi... E hai chiuso con quale tempo? 2.43, ho chuso l'ultimo 2.43 ultimo chilometro, grazie. Niente, una bellissima esperienza, ci tenevo veramente a tornarci qua dall'anno scorso che avevo avuto problemi fisici. Dopo il sesto chilometro l'anno scorso ho avuto un problema fisico, quindi sono arrivato settimo e ci tenevo a ritornare qua, a rifarmi qua ancora su sta gara, e è andato bene. Speriamo anche in futuro che vadano tanto bene le gare. Adesso i tuoi programmi quali saranno per quest'anno? I miei programmi di quest'anno inizierò. Questa qua è l'ultima gara di prima della preparazione per la pista in aperto. Quindi farò un 2 mesi di preparazione specifiche. Che quindi voglio raggiungere l'obiettivo che ho quest'anno per andare a Berlino agosto per fare gli europei di 1500 e portare la nazionale per la prima volta nella storia. La nazionale albanese? Sì. Io già finora ho fatto 5 record albanesi in un anno, quindi ci punto. Hai fatto la mezza maratona di Tirana? Sì, sì, sì. Che sì, si sì. È svolta quando? Il 15 ottobre l'anno scorso, 2017. Ho fatto 1:07:26. Terzo peso. Quindi sì, un tempo anche se era difficile, perché il terreno non era buono, ma comunque era una maratona di Tirana. C'erano anche stranieri. Sì, erano 42 stati diversi che partecipavano. Quindi sono arrivato dietro ai keniani quarto, e il secondo anno che è omologato europea Te sei nato a Tirana? Sì, Alessio, un altro vicino, è un paese vicino a Tirana. Vicino, sì, vicino, sì, un'altra città. Però hai cominciato a correre non da tantissimo, hai cominciato a correre qui in Italia, quindi ti sei scoperto che avevi un talento. Sì. Infatti 18 mesi fa, un anno e mezzo fa, prima giocavo calcio, ma tutti me li dicevano vai, perché non ci provi ad andare a giocare e ad andare a correre? Ma fin quando non decidi te di andare a correre è difficile veramente che qualcuno ti fa, devi essere tu con la tua testa. Quindi ho deciso un anno e mezzo fa andare a correre, sono andato al campo 100 Torri. Boh, non conoscevo, io veramente non sapevo neanche quanto era il giro della pista, non lo so, non c'è, sì. Dico la verità, sono così. Quindi ho cominciato lì con il mio allenatore attuale Alberto Coli, e subito dopo un mese ho fatto sui 5.000 15.05, cioè la prima gara lì. Poi ho vinto la Corri Pavia nel 2016, e da lì ho iniziato a fare il record nazionale albanese, quindi poi da lì sono venuti altri 4 record nazionali. No, infatti sono molto molto felice. In Albania una nazionale di atletica leggera non c'è di fatto. No, non c'è. Io ho fatto i Balcani, ho vinto la medaglia d'oro. In quei tempi avevo anche il contratto determinato al lavoro. Mi hanno promesso tante cose e per ora sono da solo, non ho mai avuto il loro appoggio. Mi dispiace. Io lo faccio, se vado avanti vado per gli albanesi, lo faccio per gli albanesi, perché ho avuto tanti messaggi incoraggianti di loro. Ma adesso fare sport in Albania è possibile? Non è più come no, 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 non è possibile fare, non è possibile fare lo sport. Anzi, ad ottobre mi hanno chiesto di tornare là, però io se torno là, su quale struttura mi devo allenare? Contro chi? Non c'è una struttura, non c'è niente, quindi
ha detto addio il mio sogno di partecipare nei europei a Tokyo 2020, che ci voglio arrivare, quindi dove c'è meglio che in Italia, certo, sicuramente, a realizzare i sogni. Va bene, allora con questa bella frase di David, l'Italia è un paese ideale per realizzare i propri sogni. Auguriamo David di realizzare i suoi, di andare agli europei di Berlino quest'anno. E sì, anch'io sono molto convinto che ci arriverò. Grazie mille David. Grazie mille a voi. Grazie, ciao. Ciao.